L'ultimo appello della FIASO sull'esigenza di non lasciare carenti i posti del personale medico infermieristico occupato nell'emergenza Covid e quindi ovviamente inevitabilmente sottratto ai reparti di competenza. Spieghiamo voi cosa proponete. Mi piacerebbe, diciamo, raccontare anche da dove siamo partiti, per capire il motivo per cui oggi, tanti e anche noi della FIASO, spingiamo verso una stabilizzazione del sistema, e il consolidamento delle risorse presenti. Siamo partiti da un sistema sanitario, abbastanza, direi trascurato negli anni in termini di presenze di personale, blocco delle assunzioni, colli di bottiglia nella parte formativa, sia a livello di scuole di specializzazione, ma anche a livello di corsi di laurea. E tutto questo è coinciso ovviamente anche con i pensionamenti, anche con le quote 100 applicate alla sanità. E con un'emergenza pandemica che ha richiesto molti più servizi rispetto a quelli che venivano erogati in passato. Questa situazione abbastanza scompensata ha determinato delle azioni improvvise, correttive, straordinarie di reclutamenti che non si facevano con le medesime modalità, nella normale attività, e pertanto ha tamponato a quelle che erano le carenze storiche sul sistema sanitario. Adesso che la situazione ha raggiunto un livello di sufficienza o più che sufficienza con tutte le azioni straordinarie fatte, sarebbe un peccato, dopo avere anche formato il personale presente, che si è formato ovviamente in una situazione di emergenza. Quindi si è formato anche più velocemente rispetto a quelli che sono i tempi tradizionali. Sarebbe un peccato perdere tutte queste risorse e ricominciare da capo, e quindi è ovvio che noi come FIASO, ma tanti altri insieme a noi, proponiamo delle azioni per non perdere il patrimonio professionale che abbiamo acquisito, ma consolidare la loro posizione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.